75 minuti pirotecnici e due gol per parte, poi prevale il detto chi si accontenta gode e così finisce con un salomonico pareggio il match d'alta quota tra Licata e Palazzolo. Licata che perde Valenti e lo Monaco per squalifica e ritrova la marca dal primo minuto dopo un mese di assenza. Dunque spazio a Zummo, Scopelliti a letto, la marca Armenio Cocuzza, Vella, Grillo, Manfretti, Scione e Ricco Bono. Gialloblu che iniziano con il piglio giusto e dopo 3 minuti Vella semina il panico sulla destra, ma il suo traversone non trova alcun compagno. Al quinto si sblocca la gara, cross di Scopelliti sul secondo palo, tiro cross di Riccobono che trova il tocco di rapina di Ticcione sul quale nulla può farla. Grande inizio per i ragazzi di Mister Balsamo, ma il Palazzolo non ne risente. 2 minuti più tardi, assolo di Spampinato che dal limite lascia partire un diabolico tiro a giro che si stampa sul palo. Al quarto d'ora Tegola in casa Licata con la marca che accusa lo stesso infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime giornate ed è costretta ad uscire. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 17 con Bonarrigo che dai 20 metri ha lo spazio per calciare a rete un pallone che supera Zummo. Gara in equilibrio che però si spezza subito a favore degli ospiti che dopo soli 3 minuti si portano avanti. Bonarrigo affetta la difesa con un'imbucata perfetta per Arena che non sbaglia. Il Licata prova a reagire ma il colpo di testa di Riccobono al minuto 23 su punizione di Grillo non crea troppi problemi a Ferla. Anzi è ancora il Palazzolo a rendersi pericoloso con Spampinato che recupera la sfera e crossa in mezzo, a letto per poco non la butta nella propria porta. Al 27esimo episodio da Moviola, la trattenuta in aria di Allocca su Ticcione sembra evidente ma il direttore di gara, il signor Dio m'aiuto di Albano Laziale, ravvisa una scorrettezza il numero 10 gialloblu, lasciando tutti di stucco. Sempre Ticcione protagonista al minuto 34 quando su corner di Riccobono si trova a colpire tutto solo di testa ma la conclusione non c'entra la porta. Altri 3 minuti ancora caos in area palazzolese ma Vella prima e Manfre poi non riescono a ribadire rete. Si gioca praticamente ad una porta, punizione di Riccobono dai 25 metri, Ferla risponde presente. Ultimo sussulto allo scadere dei 45 minuti, Manfre stoppa da campione un pallone lanciato in mezzo ma poi conclude debolmente. Primo tempo dunque che termina con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa solo azioni di marca gialloblu. 4 minuti e Grillo lavora benissimo la sfera sulla sinistra, palla in mezzo con Armenio che la ributta dentro, senza però trovare una deviazione vincente. Passano 60 secondi ed è sempre Armenio a provare la conclusione, ma il tiro d'esterno gira troppo sfiorando l'incrocio dei pali. Al 64esimo viene premiata la volontà dei Balsamo Boys. Grillo pennella in mezzo, Ferla non respinge bene, ci prova Armenio senza fortuna, ma poi Riccobono non può sbagliare ed è 2-2. Il Liotta si trasforma in una vera e propria bolgia. Vella prova il gol della domenica dalla distanza, pallone fuori di poco. Ultimo sussulto della gara, sempre firmato Licata. Vella vede lo scatto di Riccobono che si invola verso Ferla. Egoisticamente l'ex Cireale prova il tiro che l'estremo difensore ospite manda in angolo. Poi, con il passare dei minuti, le squadre rallentano e la gara termina senza ulteriori emozioni, con il triplice fischio che sancisce la fine delle ostilità e porta ad entrambe le formazioni un punto che accontenta tutti.